Anche in Argentina la storia della P2 propone le pagine di un giallo. Dagli archivi del Ministero degli Esteri, di cui vediamo l'edificio, è scomparso il fascicolo intestato a Licio Gelli, accreditato fino al mese scorso dal governo argentino quale consigliere diplomatico. Per... Un confronto a volto aperto? Certamente, li accetto completamente, ma da uomo libero. Quando poi troveranno qualcosa, una prova, e allora sì, io sconterò tutto quello che è previsto da quella prova. Era una loggia nella quale raccoglieva tutti i grossi personaggi. Era una loggia che non ho ideato io, ma che è stata ideata dal Gran Maestro Lemmy nel 1880. Ma lei l'ha molto potenziata, diciamo, certo, sulla sua direzione. Certo che l'avevo potenziata. Scritti generali, politici, certo, giornalisti. Certo che l'avevo potenziata, perché aveva... rispettava le finalità solidaristiche ispirate ai criteri della fratellanza massonica universale. Purtroppo c'è stato un forte accanimento, non so da chi, forse da mass media, che avevano l'interesse di distruggere questa loggia massonica, ma non aveva nessuno scopi eversivi, aveva soltanto scopi politici, nemmeno gli scopi politici, scopi pacifici. La loggia segreta P2 di Licio Gelli non cospirò contro lo Stato. È scritto anche un programma politico, il piano di rinascita democratica, che prevedeva diverse cose, che andava dalla Presidenza della Repubblica, ai giornali, alla RAI, alla magistratura, ai sindacati. Ma vede, non era uno scopo proprio di loggia massonica. Non è un piano primavera, quelli erano semplicemente degli appunti. Appunti organici. Ma gli darò appunti di cui mi nascevano determinate, o ci nascevano determinate idee, si raccoglievano. Lei, io non credo che sia reato per ogni cittadino fare degli appunti per migliorare le strutture dello Stato. Ma questi appunti lei con chi li ha scritti? Ma con degli amici si scrivevano, se ci fosse stato anche lei l'avrei scritta anche con lei. Lei fa parte della RAI, mi sarei fatto dare uno spunto come vedeva l'organizzazione o la riforma della RAI. Gelli è sparito, doveva scontare una pena di 8 anni e 6 mesi resa definitiva dalla Cassazione per concorso nella bancarotta del Veneto. Era scomparso poco più di 4 mesi fa, esattamente il 4 maggio. Oggi il fermo in Francia sulla Costa Azzurra. Licio Gelli è stato sorpreso a Cannes insieme alla sua compagna e dopo che la polizia aveva pedinato figlio e nuora. Dopo il fermo l'ex maestro venerabile ha accusato un malore. Il due è irripetibile, è stato il fiore all'occhiello della massoneria italiana.